Sono le 10 di mattina quando le sirene iniziano a suonare. Per due minuti un paese intero si ferma in silenzio. Israele ricorda i 6 milioni di ebrei sterminati nell'Olocausto perché oggi, secondo il calendario lunare ebraico, è la giornata della memoria. Le celebrazioni sono iniziate ieri sera al tramonto alla Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme, aperto quest'anno al pubblico. Il presidente israeliano Rivlin è accanto a Benjamin Netanyahu, il premier incaricato ancora una volta di cercare di dare un governo a un paese che rischia di tornare per la quinta volta alle urne. Un paese diviso su tante questioni interne ma unito sui temi della sicurezza e della politica estera a partire dal nemico iraniano. Non sottoscriveremo mai un accordo che permetti di avere un arsenale atomico a un paese che vuole distruggerci, ha detto ieri sera Netanyahu, riferendosi alla ripresa dei negoziati in corso in questi giorni a Vienna. Impediremo in ogni modo all'Iran di portare a termine il suo piano. Tra gli avvertimenti, due giorni fa c'è stato l'attacco al cargo iraniano nel Mar Rosso. Stanotte l'aviazione israeliana avrebbe invece colpito un deposito di armi iraniane a Damasco. Accanto a Israele contro i guardiani della rivoluzione ci sono i paesi del Golfo che hanno firmato gli accordi di Abramo. Stasera Dubai ospiterà la sua prima commemorazione delle vittime dell'Olocausto.